Sarà che in questo periodo c'è una vera e propria overdose di SUV, ma l'arrivo sul mercato di una berlina a tre volumi, quindi con la coda compatta, non può che far piacere. Perciò l'andiamo a scoprire insieme, stiamo parlando della nuova Mercedes classe A sedan. E se nel frontale vi ricorda la sorella, beh, è giusto così, vuol dire che ci vedete bene, ma vuol dire anche che non avete visto ancora la fiancata e il posteriore, che chiaramente sono le parti che differiscono. Anzi, se volessimo tagliare una linea, è da qui in poi che l'auto è diversa, perché chiaramente ha un padiglione che scende sinuoso verso la coda e un posteriore inedito con dei gruppi ottici che, come sulla versione berlina, in realtà si vanno ad allungare sul portellone. In questo caso però il disegno chiaramente è tutto nuovo, non è più quel triangolo che abbiamo conosciuto sulla hatchback, ma si tratta di queste due linee che si vanno a toccare puntando verso il centro della vettura, che a questo punto posso aprire per farvi vedere il baule, che è bello profondo, ganci, moquette di qualità. Vado a richiudere, molto leggero, e mi risposto sulla fiancata, perché vi volevo dire del passo della sedan, che è lo stesso della berlina, quindi da questo punto di vista non cambia. Questo vuol dire che l'abitabilità è buona, molto buona, visto che già appunto sulla 5 porte era già cresciuto il passo rispetto alla generazione precedente. La lunghezza totale cresce fino a sfiorare i 4,55 m, quindi parliamo di circa 13 cm in più, per una silhouette che sicuramente riesce a trovare un buon equilibrio tra appunto quelle che sono le sinuosità di una berlina, ma la compattezza di un'auto che mancava, se vogliamo, perché nella gamma Mercedes con gli anni la classe C, che era diciamo la berlina, la quattro porte di rappresentanza più accessibile della gamma, è cresciuta di generazione in generazione, e in questo caso invece si ritorna a parlare un linguaggio più compatto, ma sicuramente altrettanto filante. Non vi parlo della gamma motori, perché sostanzialmente è la stessa identica della versione a 5 porte, che tra l'altro vi ricordo è stata protagonista del nostro primo point of review, cioè un nuovo video, un nuovo format dove vi portiamo all'interno dell'auto a scoprire quelli che sono i dettagli, sì, estetici, a scoprire le caratteristiche di guida, ma anche a scoprire gli interni, perché chiaramente questa nuova classe A sedan eredita dalla versione hatchback MBUX, quindi i due schermi con diagonale superiore ai 10 pollici nella versione più completa, e un sistema di apprendimento, una vera e propria intelligenza artificiale con la quale è possibile dialogare e non solo questo, ma anche farsi consigliare delle azioni che per noi sono abitudinarie. Nel frattempo che vi parlo di MBUX, che è di serie su tutte le classe A, mi avvicino a una CLS, perché di fianco a lei c'è un'altra classe A sedan, e così potete vedere voi stessi quali sono le somiglianze tra queste due auto, perché vi ricordo che la CLS che vedete qui è stata la prima a introdurre questo nuovo frontale nella famiglia Mercedes, compresa non solo la griglia panamericana che si va a allargare verso il basso, ma anche questi proiettori che prendono appunto la forma della calandra per nascere qui nel paraurti, sfiorire verso il passaruota e impreziositi da questa firma LED, la stessa che potete trovare precisamente sulla classe A sedan, che anche in una vista laterale diventa quasi una piccola CLS.